Amiciacci! Non facciamo in tempo ad entrare al Glacier National Park che già ci hanno cacciato. Ecco, se siete alla ricerca di un modo alternativo per girare il glacier, questo è il mezzo. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. Per chi volesse venire al Glacier National Park, svegliatevi presto la mattina perché i parcheggi sono ridotti. Molto ridotti, ci abbiamo messo un'ora per trovare questo posto Gira che ti e adesso rigira. ci Adesso rimaniamo basta, tutto il te la giornata. giorno. Non ci muoviamo proprio più, no, no. Oggi ne approfittiamo per fare tutti quei brevi percorsi nel parco Ma che si possono fare, che vuoi? che si possono fare anche in queste giornate un poco uggiose e fumose. Ecco, quindi adesso ne approfittiamo per fare il Trail of Cedar, che è un loop, un piccolo tragitto intorno a cascate e canyon. Allora ragazzi, abbiamo fatto un detour nella foresta e vi facciamo vedere dove siamo finiti e ci siamo solo noi. Quindi questa è una gemma che abbiamo scoperto camminando. Faccio vedere la Mara come si occupa dell'attrezzatura. Non è che bisogna, basta solo scattare le foto. Guarda quanto schifo. Guardate la forma e il colore di queste rocce, è davvero particolare. This time I am pretty sure. Moments passing away I've never seen before. You help me out of the dark. I always wonder if you were. Adesso siamo a Red Rock, in pratica stiamo facendo a piedi una piccola parte della strada Going to the Sun Road, che poi spiegheremo nei giorni prossimi. E adesso siamo a questo viewpoint e vi facciamo vedere com'è, perché è davvero spettacolare, soprattutto il colore della roccia. Infatti si chiama Red Rock perché la roccia è rossa.
Amici, dopo la giornata di ieri al Glacier, il primo giorno al Glacier, ci eravamo sistemati per dormire in un parcheggio, e poi spieghiamo perché in un parcheggio, quando ci è venuto a bussare un ranger e ci ha cacciato dal parco. Però allora, dobbiamo spiegare bene com'è andata. Perché? Allora, ieri, dopo tutta la nostra giornata in giro tra cascate, e fiumi e paesaggi, abbiamo cercato un posto per dormire. Glacier National Park si divide in due parti, la parte est e la parte ovest. Noi in questo momento siamo nella parte ovest. E ieri abbiamo cercato un campeggio per dormire. Siamo stati al Visitor Center e abbiamo visto sulla schermata della televisione che dà la disponibilità nei vari campeggi che su 6 campeggi, 4 erano chiusi a causa Covid e 2 erano aperti. Quei 2 campeggi erano completamente pieni. Quindi noi che abbiamo fatto? Abbiamo deciso di, nonostante abbiamo visto che al Visitor Center erano chiusi i campeggi, abbiamo comunque deciso di andare di persona nei campeggi, perché sono, si chiamano first come first serve, cioè quindi il primo che arriva alloggia, cioè funzionano senza prenotazioni. Quindi abbiamo detto andiamo comunque a vedere di persona che magari c'è qualche spazio disponibile, perché nei parchi nazionali non si può dormire in aree non designate, quindi puoi solo dormire nei campeggi, anche come in Canada d'altronde. Però quando si presentava questo problema anche in Canada, ti lasciavano dormire nei parcheggi. Perché giustamente, ovviamente, se i campeggi sono pieni, tutto pieno dove dormi. E quindi noi comunque siamo andati a vedere questi campeggi di persona, quelli chiusi erano chiusi e quelli pieni erano pieni, non c'era assolutamente posto. E quindi noi eravamo in mezzo al parco di notte e abbiamo visto questo parcheggio dove c'erano parcheggiate tante altre macchine, nessun cartello non parcheggiate la notte, quindi ci siamo fermati lì e abbiamo detto vabbè, che dobbiamo fare, nel senso se i campeggi sono pieni, noi da qualche parte dobbiamo dormire. E invece ci è venuto a svegliare il ranger dicendo no, voi non potete dormire, o andate via o prendete una multa. E noi gli abbiamo fatto ok, ma noi abbiamo provato ad andare ai campeggi, sono tutti pieni. Fa sì, lo so, sono tutti pieni, però non potete dormire. E allora noi facciamo, ma dove dobbiamo dormire allora? Cosa facciamo? E ci fa, dovete dormire fuori dal parco nazionale. E noi gli abbiamo detto, ok, noi stiamo andando verso la zona est, quindi possiamo dormire fuori dal parco nella zona est? Ci fa, no, perché quella è una riserva indiana dei Blackfeet, dei piedi neri. E lì la tribù non vuole che ci dorme nessuno. Nel parco non ci posso dormire. A est non ci posso dormire. Dove possiamo dormire? Gli abbiamo detto. E insomma, e la cosa simpatica è che quando ci ha svegliato, cioè no, ci ha svegliato perché eravamo appena andati a letto. C'erano anche altre persone nella nostra stessa situazione. Sì. E quindi ci siamo riradunati tutti dietro la macchina del ranger e lui ci spiegava dove potevamo andare a dormire. Stavamo lì tutti intorno alla mappa. Morale della favola, siamo dovuti tornare indietro, quindi riuscire di notte dalla parte ovest, quindi da dove eravamo entrati, siamo dovuti rifare la strada indietro. Ed è quello che succederà anche in questi giorni, perché adesso noi dobbiamo rientrare al Glacier, dobbiamo fare ancora più strada di ieri perché dobbiamo vedere cose che stanno nella parte est, i campeggi saranno pieni e quindi per dormire dovremmo ritornare indietro, quindi dovremmo fare ogni volta 40-50 km avanti e indietro di notte se vogliamo stare fino a tardi. E a quanto pare per loro funziona così, anche perché a un certo punto gli abbiamo detto ma scusate, è notte, è pieno di animali, perché ragazzi vi assicuriamo che già di giorno ci attraversano i cervi così che sbucano fuori dalla strada, di notte è ancora peggio e c'è già successo una volta in Canada, insomma guidare di notte è sconsigliatissimo. E allora gli abbiamo detto al posto che come possiamo dire, no, al posto che mettere questi parcheggi a disposizione di tutte quelle persone che non riescono a trovare un posto per dormire nei campeggi perché sono pieni e farli dormire lì tranquillamente, no, loro li fanno mettere tutti in marcia, in strada, di notte. Comunque e va quindi, bene, questo piccolo incidente, quindi siamo usciti, siamo nel West Glacier, si chiama questa piccola cittadina nemmeno, che sta praticamente prima del parco nazionale. Siamo a 2 chilometri dal parco nazionale, abbiamo dormito tranquillamente e quindi niente, oggi dovremo rientrare, fare tutto quello che dobbiamo fare e tornare qui a dormire.
Come abbiamo spiegato, faremo il glacier in diversi giorni e dobbiamo fare sempre avanti e indietro perché non possiamo dormire nel parco nazionale. Tutti i campeggi sono pieni e c'è tantissima gente nonostante siamo a metà settembre. E infatti questa mattina siamo arrivati al Logan Pass, perché è da lì che inizia il famoso Island Trail. Siamo arrivati, pensate, alle 8:30 di mattina e già era tutto pieno, quindi abbiamo dovuto parcheggiare un po' più distanti e finalmente dopo quasi 20 minuti che siamo stati a fare avanti e indietro siamo riusciti a trovare parcheggio. Quindi per farvi capire che comunque è un parco super turistico, ci sono tantissime persone anche adesso che è in bassa stagione o comunque non è alta stagione. E ci siamo svegliati alle 7. Ci siamo svegliati presto. Quindi tutta la strada per arrivare qui è pieno di gente. E adesso il cielo è sereno, non c'è fumo, però c'è ancora un po' di nebbia perché è presto e anche perché ieri era piovuto. Quindi quando salivamo non abbiamo potuto vedere la strada, che dovrebbe essere super scenica e panoramica, ma la fortuna è che comunque la dobbiamo rifare nei prossimi giorni e quindi magari il tempo migliora e riusciamo a vedere qualcosa. Quindi adesso facciamo colazione, così aspettiamo che un po' la nebbia salga e poi iniziamo l'Island Trail e lo spiegheremo meglio mentre ci mettiamo in cammino. Amici, è andata via la nebbia, guardate che splendida giornata che è uscita fuori. Noi abbiamo fatto colazione e adesso siamo pronti per iniziare l'Island Trail e vi vogliamo far vedere quante macchine ci sono. Adesso carichiamo l'acqua, fondamentale per un prima di un trekking. 2 litri. Che poi questo Island Trail adesso vediamo è abbastanza lungo. Quanta nebbia sta arrivando. Sì, guarda là. Bene! Quanta nebbia! Mamma mia! Questa è la montagna, in un secondo non si vede più nulla. È di nuovo aperto. Siamo partiti. È impressionante come c'è questa nube di nebbia che sale, scende, arriva, va e viene in un secondo e cambia completamente il panorama. Un secondo fa non riuscivo a vedere Mara che stava di fronte a me e adesso si è scoperto tutto di nuovo. Adesso capiamo il perché è così popolare, è veramente meraviglioso e c'è tantissima gente, nonostante comunque è un trekking abbastanza lungo, sono quasi 20 km, però molta gente fa soltanto alcuni pezzi e poi rigira. E la cosa bella è che nonostante non si vede nulla o poco e niente, c'è un profumo di pino meraviglioso. No, ma poi è anche bello l'effetto della nebbia, perché viene e va. È particolare. Quando copre tutto, no, però molte volte si alza e poi si abbassa completamente e fa un effetto davvero particolare ed è molto suggestivo. Poi c'è questo odore di Albert Magic. I've said it many times, I know.
I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your hand. Questa è una delle tante cascate che ci sono lungo il percorso ed è un sentiero abbastanza bagnato, nel senso si deve... Molto spesso bisogna passare in mezzo alle cascate. In mezzo all'acqua. Cosa stai facendo? Sì? Erano belli i fiori. Belli, tutti colorati. Sì. Sì. Non è il caso di... ecco, infatti lo sto spiegando proprio adesso. Infatti Mara... Porco Dio! Quanti faccio? L'hai ripreso! Quanti faccio? Allora, è già la quarta volta che sto rischiando di morire. Cosa si fa quando si vede una marmotta all'istante? Si usa la flecchia come cavalletto. Altrimenti non abbiamo la stabilizzazione. E anche con la flecchia non è facile. Guarda le ponte! Le vedi anche a sinistra? Le marmotte, abbiamo avvistato la capra di montagna, ma cos'altro ci manca? Adesso ci manca la flecchia di Biandra. Eccomi! Allora, diciamo un attimo questo Highland Trail. È lunghissimo e purtroppo non è un circuito, o meglio, lo è, però termina in un altro parcheggio, non in quello del Logan Pass. Quindi, da luglio a settembre, esattamente fino il al 6 9 di settembre. Ah, ok. Il 6 o il 9, il Labor Day. Quindi la festa americano. Dei lavoratori. Da quel periodo di tempo c'è uno shuttle bus, quindi gratuito. Un pulmino gratuito che accompagna le persone in giro per questa strada. E quindi è una sorta di circuito a tutti gli effetti. Il problema è che adesso non c'è lo shuttle bus perché siamo oltre il 6 di settembre e quindi o si fa indietro la stessa strada oppure si scende fino a dove dovrebbe passare lo shuttle bus e si fa autostop o si risale per la Going to the Sun Road. Noi probabilmente la rifaremo indietro e quindi in totale tra andata e ritorno saranno 25 km. 25-26, sì. È una bella camminata, anche perché ci sono delle deviazioni. C'è, ad esempio, lungo il percorso una deviazione per andare a un lookout, a un viewpoint del ghiacciaio Grinnell, che noi ovviamente faremo. E quindi, insomma, Riff e Raffa si raggiungono quasi 30 km. E adesso non mangeremo da fermi perché tira l'aria e se ci fermiamo sentiamo troppo freddo. Quindi ci mangiamo il bel paninozzo con la frittata che ci siamo fatti stamattina. Giusto per stare leggeri. Mentre camminiamo. Forse è stato un po' più caldo, ma... Un pochino schiacciato. Un pochino distrutto. Panino con la frittata, verdure, una fettina di formaggio. Buonissimo.
Allora, siamo arrivati al bivio che vi abbiamo parlato prima. Da questa parte, che è quello dove andremo noi, andremo a vedere il ghiacciaio dall'alto, che sarà circa 1 chilometro da qui. Finora abbiamo percorso 11 chilometri. Mentre saliamo per questo chilometro per raggiungere l'overlook, vi voglio far notare i colori delle rocce, perché sono davvero particolari. Hanno un color pastello. Hanno un color pastello, sono davvero vero belli, sì. Sì, sono... con delle sfumature. Cioè, ci sono quelli che sono tendenti al rosso, ma non è un rosso, è un rosa, un porpora. E poi c'è questo azzurrino verde. L'abbiamo fatta anche stavolta! E anche questa è andata, siamo proprio sopra il Green Glacier. Overlook, sì. E siamo proprio veramente a 30 metri dal ghiacciaio, spettacolare! È stata tosta l'ultima salita, sì, l'ultimo chilometro è stato parecchio in salita, però ne vale veramente la pena. Bello, ma siamo qua 10 minuti perché... Sì, sì, siamo qui anche perché siamo abbastanza riparati dal vento. Wow, dobbiamo ancora riprendere fiato! Piove! Piove! Come in Formula 1 che ci si ferma a cambiare le gomme, no? Si mette le gomme quelle da pioggia, noi ci dobbiamo fermare a mettere la rain cover. Faccio vedere com'è acconciata la flecchia adesso. Il gobbo di Notre Dame. Guarda. Flecchia! Dove sei andata a finire? Ti sei persa nella nebbia? Ti sei nascosta in mezzo al fumo? Stanchezza! Oggi è stata proprio la giornata di montagna, cioè abbiamo attraversato tutti i climi. Stamattina c'era il sole, poi nebbia, poi pioggia, poi vento. Vero, Flecchia? Non si vede niente, non so nemmeno se si riesce a vedere dalla telecamera. Niente, adesso torniamo al van con calma perché supporta. Siamo quasi a 30 km ragazzi, anche oggi. E dopo 26 km e 4 siamo esausti. Siamo esausti. Però una zuppa calda stasera non ce la toglieva nessuno. Anche perché fuori fa freddo, quindi una bella zuppa per concludere una giornata davvero tanto intensa. Quindi, se vi è piaciuto il nostro trekking, mi raccomando, ricordatevi di mettere il like e di scrivere il commentino. E per chi non l'avesse fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Alla prossima. Ciao.